Ragazzi, siamo arrivati nei pressi di Bruges, lì c'è un ponte levatoio, ora passa il traghetto e noi cerchiamo il parcheggio, che praticamente è qui a destra, solo che bisogna aspettare che diventi rosso. Siamo in coda, rosso. Sì, il semaforo. Un altro mondo, qua. Un altro mondo, ragazzi. Benvenuti al nuovo video, tra l'altro. Esatto. Buongiorno. Venite con noi perché vi portiamo a vedere questa bellissima città. Bruges. Ed eccoci qua ragazzi, di nuovo in bicicletta e abbiamo preso gusto. Sì, sì, è troppo comodo. Poi qui è la patria. È la patria, insomma, delle biciclette. Abbiamo una ciclabile che va lungo il canale che vedete qui accanto a me, che è dove c'è quel ponte levatoio. Facciamo 3 km in bicicletta e arriviamo dritti dritti in centro. Wow. Sì, questa è una frazione, non mi ricordo come si chiama, dove abbiamo trovato un parcheggio consultando l'applicazione Park4Night. Sì, perché Bruges è molto comoda da raggiungere in bicicletta. Esatto. E con le bici appunto è tutto più semplice. La corsa va più veloce di noi. Pedalatrice stanca. È già stanca, prima tappa, prima panchina già ferma. Ma chi ti sembro così, eh? Oddio, Dio, rido e ce la faccio più. Mi sembro Pierino, mi sembro. Ed eccoci arrivati nel centro, ragazzi. Ma com'è? Che spettacolo. È una chicca di città. È bellissima. Bellissima, conservata bene, cioè guardate gli edifici. Ora facciamo una carrellata di immagini, così date un'occhiata e venite con noi, a passeggio, mi raccomando. Andiamo. Noi adesso lasciamo le bici. Cerchiamo un posto dove legarle, sì, e si va un po' a piedi. È più facile poi fare le riprese, le foto, con la bici diventa un problema, quindi le lasciamo legate, facciamo un giro, venite con noi. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am home? If I could take you back to my youth,
Qui c'è una cioccolateria, perché Bruges è famosa per le cioccolaterie. Anche per tre cose in realtà. Quali sono? Le cioccolaterie. E a ogni angolo potrete vedere delle cascatine di cioccolata nelle vetrine. Le patatine fritte, che i belgi ne vanno matti. E la terza cosa, ovviamente, le birre. Le birre del Belgio sono famose. Ma io ho già fame. E sete, perché patatine e birra. Appena fatto colazione, è dai. È un bel binomio. Però magari assaggeremo qualcosa dopo, dai. Prima facciamo un po' di giri, dai, e poi si assaggia qualcosa. Mo, qui siamo in una cioccolateria. Macchinari. Qui ci sono tutti i macchinari per fare la cioccolata, vedete? Ma c'è un profumo nell'aria che non vi dico. Io già ho fame. Una fame. Poi c'è questa bellissima Land Rover sezionata. E secondo voi si poteva resistere? Guardate qua, barretta di cioccolata, perché abbiamo bisogno di energia. Fondente, perché a noi piace fondente. Così. Il cioccolato qui del Belgio è famoso, quindi proprio in qualità e in sapore, quindi speriamo, dai, di aver beccato la marca giusta e la tipologia giusta. Ora ce la pappamo subito. Ma guardate questa barretta, Peace, Forest, Energy, c'è il orangotango, employment, giungla, no, wild life, community, è nostra. Eh sì. E Tickets for Life. Esatto. La che barretta carina. Tickets for Life. E te quale vuoi? Ovviamente il pezzo Virunga, grosso. Allora ragazzi, ci troviamo in Grote Markt, ovvero Piazza del Mercato. La piazza principale della città. Esatto, è il cuore di Bruges. E noi in questo momento siamo sotto alla torre campanaria. Ci troviamo sotto al Belfort, che appunto è l'emblema della città. È alta 83 metri e ovviamente è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Per chi volesse fare un po' di attività fisica, può salire i 366 scalini per andare in cima alla torre del Belfort, dove esiste e funziona tutt'oggi ancora un carry-on che pare sia azionato manualmente, che a degli orari precisi suona una melodia e praticamente oltretutto si vede anche tutta la città. Noi non abbiamo voglia, vero? No, mira il dito. No. I due personaggi raffigurati qui sulla statua sono due rivoltosi della battaglia fiamminga contro l'occupazione francese. La piazza è circondata da palazzi con delle stupende guglie, due degni di nota in stile neogotico. Questo bianco chiaro è il palazzo della provincia, che ora è in ristrutturazione, vedete, con questi banner, mentre l'altro a fianco in mattoni rossi è il palazzo delle poste. Che hai trovato? Ta-da! Io rompo sempre le scatoline, vado all'ufficio formazioni e chiedo la mappa. Sì, ogni volta c'è una I, la impazzisce. Mi piacciono le mappe cartacee, ragazzi. Mi piace vedere su carta la città, i viali. No, ma poi è utile, perché almeno non ci perdiamo niente. Esatto, ci sono anche le installazioni, i musei, tutto quanto, i monumenti, quindi direi che è utile. Thank you.
ragazzi, è il museo della birra. E a proposito di birre, guardate qua che boccale gigante. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Le classiche statuette che non mancano mai. Ma com'è questa città, eh? È incantevole, veramente, la parola per... Il museo della birra, che dici? Dopo pranzo, al limite. Dopo pranzo. Ora, altrimenti vediamo i muri storti poi, eh. Sembra una gioielleria, ma è una cioccolateria. Ci sono anche puffi, i puffi che non mancano mai. E a proposito dei puffi, guardate il nostro video di Huzkar. Vi mettiamo il link qui sopra, eh. Si vede qui nel riflesso, ma c'è tutto il marzapane. Questo, ragazzi, è un negozio di marzapane, mamma mia. Ma sembrano delle gioiellerie questi negozi. Cioè, qui sarebbe da mangiare dalla mattina alla sera. No, non ci si può fare. Do you want 50? E dopo aver assaggiato la cioccolata, abbiamo preso anche le tipiche patate fritte che qui a Bruges non possono mancare. Ci abbiamo un po' di pizza, queste sono del Lidl, però. Sì, al Lidl hanno questi hot dog rivestiti con la pasta sfoglia. Noi si mangia qui in questo bel parco e ci vediamo dopo. Enjoy! E questa dove siamo appena stati, ragazzi, era la Basilica del Santissimo Sangue. È famosa non solo perché è nella piazza principale, una delle piazze principali, Burg, il nome della piazza, ma anche perché all'interno è presente, dietro quel tabernacolo d'argento, un frammento del tessuto usato per asciugare Gesù Cristo dopo la crocifissione. E qui siamo di nuovo in mezzo ai canali e ci perdiamo per questi canali di questa città meravigliosa. Affascinante, veramente. Sono tutti i mercatini. Come vedete sono tutti a mangiare, ma noi si è già dato, eh? Avete visto, si è già dato, si prosegue il giro di questa città. Veramente incredibile, bellissima. Ragazzi, non ve la perdete. Veramente stupenda.
Questo, ragazzi, è uno dei posti più famosi e fotografati della città. È come dargli torto. C'è la fila. C'è la fila e noi siamo in prima fila. C'è proprio questa curva dove passa. Questa del canale. Del canale, che è molto bella. E qui, ragazzi, c'è il casottino per prendere il posto in barca. La biglietteria. La biglietteria, vedete, ci sono tutte le barche che fanno la gita nella cittadina. Dura 35 minuti circa, ha un costo di 12 euro a persona. Qui c'è l'angolino heavy metal. Sì. Santo il museo delle torture. È pieno di negozi, ma qui ci vogliono tentare in tutti i modi. Non ce la facciamo. Comunque io ho già fatto una scorpacciata solo con il profumo che c'è nell'aria di cioccolata. Mamma mia. Ci sono anche i saldi della cioccolata, ragazzi. Abbiamo piccato il periodo saldi della cioccolata. Sì, sì. Cioè, quattro tavolette 10 euro. Considerate che è cioccolato di quello buono, di quello buono, di qualità. Noi abbiamo pagato una singola tavoletta prima, non lo so, 4 euro. E l'ho mangiata. Qui ci deve essere una distilleria, perché si sente un profumo nell'aria, vero? Sì. Cioè, qui ti ubriachi solamente annusando. Mamma. Qui, ragazzi, abbiamo tutte le birre più disparate, eh? Mamma mia, che bellezza! Tutto vero, vero. Al supermercato qualcuno si possa già. Ragazzi, è la cattedrale di San Salvatore. Immensa. Bellissima, ci sono un po' di lavori, ma bisogna comunque fare silenzio. Questa, ragazzi, era la cattedrale di San Salvatore, una imponente. Roba imponente. Spero che le immagini rendano l'ampiezza anche. Sì, perché veramente ti lascia a bocca aperta. Siamo tornati in possesso delle nostre biciclette.
Abbiamo lasciato di nuovo le bici e ora siamo in un altro posto molto famoso e fotografato. Su un ponticino da dove passano tutte le barche, guardate. Ci troviamo di fronte all'ingresso del Beginov, che altro non è che un recinto murario con all'interno delle case bianche in un giardino all'interno. Ha un orario di apertura e chiusura, alle 18.30 sbarreranno questo cancello e non faranno entrare più nessuno. Al momento c'è un ordine di monache benedettine, però appunto in passato, come diceva la parola, era abitato dalle beghine di Bruges. Le beghine non sono altro che delle donne, spesso vedove e danarose, che erano dedite alla religione e al lavoro e praticamente si ritrovavano qua dentro in una sorta di convento. Questo ovviamente è patrimonio dell'umanità. Dell'UNESCO. Andiamo. Andiamo a vedere, vi facciamo vedere un po' di immagini. E ora ragazzi ci addentriamo nel parco d'acqua degli innamorati dell'amore, vero? Sì! Andiamo di qua. Si chiama Mine Water Park. Ed è veramente una delizia per i ciclisti. Guarda bello qui. Ma com'è qui? Mamma mia, che meraviglia. Poi con questi fiori colorati, eccezionali. Quello è il becchino. E con le nostre biciclette andiamo ovunque, ragazzi. Eh? Troppo forti. Oggi ne abbiamo fatte da strada, di chilometri. Pierino. Ti presento Pierino e Mafalda. Qualcuno mi ha detto assomiglio a Mafalda, grazie. Ma noi ci ridiamo su, eh. Che abbiamo? I mulini? Il mulino bianco. No, è il mulino bianco. Io già mi immagino i biscotti da colazione domani. Allora, se mi parli di mulino bianco, tutta una serie di mulini e quindi si è fatta una bella pedalata. Sono lungo il canale principale. Sì, belli però. Sì, l'altro quello là sembra diverso. Ora ci si affaccia e lo vediamo. Niente a che vedere con i mulini di Don Quixote. No, andate a vedere il video, Abbiamo tra l'altro un video dove c'è un tramonto allucinante. Bellissimo. Ve lo mettiamo qua sopra. Chi l'avesse perso veramente è da fazzolettino agli occhi. Laggiù ce n'è un altro, hai visto? Però è uguale alla fine. Sì, la conformazione è la stessa, però invece è marrone scuro invece di essere bianco. Non è del mulino bianco, no, quello. No, ci piace più questo perché sforna biscotti. Anche perché abbiamo camminato tanto per arrivare fino a qui e quello è già troppo lontano. Questa è la base del mulino, vedete che fa tutto perno in questo palo centrale, è impressionante. E ovviamente il mulino ruota su questo perno tramite questa scala che si spinge ai lati in base alla direzione del vento. Perlomeno così avveniva quando era in funzione
molto bello e imponente. Questo è bianco, è il primo che incontriamo. Lì c'è il secondo. E poi c'è tutta una serie di mulini, ma noi ora vediamo i primi due, forse il terzo, e poi rientriamo da Charlie, perché si è fatta una certa. Aspetta, povero Charlie. E più che altro ci aspetta da fare ancora un bel po' di strada per rientrare, diversi chilometri. Che con le biciclette, insomma, sono... Con le nostre fidate due ruote, poverine, brutte, ma simpatiche. Però è comunque impegnativo, dai, e quindi non vogliamo strafare. No, infatti. Questo è il secondo mulino, che ha il nome Sin Jaesmuiloinen, non so come si possa pronunciare, lasciate perdere. Sint è santo. Però è più piccolo in effetti, forse è perché siamo più lontani, più San bassi. San Jans, mulino di San Jans. Che è visitabile, ma dal martedì via la domenica. E oggi è lunedì. Questa non è una chiatta, è una chiattona. No, guarda qua, sarà lunga... Quanto è lunga questa chiatta? Non lo so, è ne passa anche un'altra, ragazzi. E abbiamo letto che ci sono alcune chiatte dove addirittura ci vivono, eh. Si incrociano ora le due chiatte. E quella addirittura c'ha anche la macchina al seguito. Vedete, hanno tutti la macchina, probabilmente il... È one way. È la macchina dell'autista, insomma, che della chiatta. Che poi quando ha finito il suo percorso torna a casa con la macchina. E questo, ragazzi, è il terzo mulino che incontriamo, che dovrebbe essere uno di quelli più antichi, tra l'altro. È talmente antico che nel frattempo sono cresciute tutte le piante e ovviamente le pale qui non possono più ruotare. Tanta roba, ragazzi, eh. Sì. Bello, bello, bello. Questo quando è aperto, ovviamente dal martedì alla domenica, certo. Oggi è sempre lunedì, ha all'interno anche un museo dedicato alla storia dei mulini e come lavoravano, come funzionavano all'epoca. Wow, ho già fame, ragazzi. Stasera due bistecchine di maiale qui della zona e un'insalata mista. Sì, abbiamo fatto una bella camminata, oggi ci meritiamo un po' di carne e una bella bisteccozza. Una birretta. Pane tipico locale, che abbiamo preso stamani e basta. E poi a letto, che siamo stanchi, esatto, morti. Perché ci si chiudono gli occhi con questa super pedalata. Chiudiamo qui il video, vi ringraziamo per averlo visto fino a questo punto. Vi salutiamo e vi lasciamo l'appuntamento al prossimo video. Esatto, ciao. Iscrivetevi, ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo giro. Un abbraccione e buona cena anche a voi, o buon pranzo, dipende. Ciao, ciao. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready?